Buongiorno, bentrovati, buon sabato 18 novembre. Oggi la Chiesa ricorda la dedicazione delle basiliche romane dei Santi Pietro e Paolo Apostoli. Fin dal XII secolo, nella Basilica Vaticana di San Pietro e in quella di San Paolo sulla via Ostiense, si celebravano gli anniversari delle loro dedicazioni fatte nel secolo IV dai sommi pontefici Silvestro e Siricio. Con ricordo di tali eventi si intendono onorare questi due grandi apostoli del Signore, Pietro e Paolo. Ecco il Vangelo di oggi, secondo il nostro rito ambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri, per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nella città dei Samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Parola del Signore. Nel capitolo 10 noi leggiamo il discorso missionario che Gesù rivolge ai 12 prima di mandarli in missione. E questo discorso però inizia appunto con la chiamata dei 12, con il potere a loro affidato di scacciare gli spiriti impuri e di guarire ogni malattia di infermità, e con l'elenco dei nomi dei 12. È interessante notare come Matteo qualifichi i 12. Si parla dei 12 discepoli, si dice che sono i 12 apostoli ed infine i 12. Ora, il numero 12 già è importante, perché chiaramente Gesù, chiamando 12 discepoli a sé, indica nel numero 12 la ricostruzione del popolo composto dalle 12 tribù di Israele, non più però legami di carne, i 12 figli di Giacobbe, ma legami con Gesù. È attorno a Gesù che si raduna il popolo di Dio, è nel legame con Lui che si ristabilisce l'alleanza, non quindi una discendenza carnale, ma un rapporto spirituale con Cristo che ci fa diventare membri del popolo di Dio. Questo legame spirituale, che ben lo sappiamo, è il battesimo. Ancora quindi, i 12 sono chiamati 12 discepoli, devono essere anche loro discepoli. Nella Chiesa anche chi ha compiti di responsabilità è anzitutto discepolo, come tutti gli altri. La comune dignità battesimale è cammino di discepolato. Dobbiamo seguire Gesù, camminare sulla strada della vita, amandolo con tutto il cuore e mettendo in pratica i suoi insegnamenti. E i 12 sono apostoli, la parola apostolo vuol dire inviato. Sono inviati dal Signore, sono mandati da Lui a portare il suo annuncio e a portare la sua grazia, e con il potere che da Lui ricevono cambiare i cuori, risanare le membra, rinnovare il mondo, radunare la Chiesa. Il Vangelo di Matteo ha un dettaglio storico molto importante, segnala: non andate tra i pagani, non entrate nelle città dei Samaritani. La prima missione che Gesù affida è una missione delimitata al popolo di Israele. Ben sarà diversa l'ultima missione. Nel medesimo Vangelo di Matteo leggiamo che, Matteo 28, che Gesù dice di andare a tutti i popoli del mondo, di battezzarli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Con la morte e la resurrezione si compie l'alleanza e la missione assume una dimensione universale. È la dimensione universale che ancora oggi ha la missione della Chiesa. Preghiamo, preghiamo perché la Chiesa mai perda la sua forza missionaria,
riscopriamo la dimensione missionaria del nostro essere cristiani e chiediamo la grazia di camminare sulla via della vita. Buon avvento, buona giornata. Sia lodato Gesù Cristo.